Le racconto quello che mi è successo, perché io prima di fare il cameriere guidavo il furgoncino e poi ho smesso. E praticamente un giorno ero praticamente con il mio furgoncino e stavo guidando. Io generalmente canto sempre la solita canzone, cantavo che era "Mi chiamo Gino e guido furgoncino, mi chiamo Gino e guido furgoncino, mi chiamo Gino e guido furgoncino". A un certo punto cosa c'è vicino alla strada, signora? Cosa c'ho? Una superiore, una madre, una sorella, come volete chiamare, la chiamate. Mi sa già, giustamente, era di notte, io te lo freno a mano, e dice: "Ma che ci fa una suora a bordo strada?" Dico: "Sorella, mi scusi, ma lei che ci fa qualche mattina?" Dice: "No, devo andare al monastero." E a chianasse che ci voglio un passaggio. "Ma a chianai?" E dice: "Buonasera, mi chiamo Gino e guido furgoncino, mi chiamo Gino e guido furgoncino." A un certo punto la suora mi mette la mano dai a me. Come le mette la mano? "Mi chiamo Gino e guido furgoncino, mi chiamo Gino e guido furgoncino." La sposta più in alto. "Mi chiamo Gino e guido furgoncino, mi chiamo..." Signor Lupino, a un certo punto me la mette ancora più in alto. Io: "Mi chiamo Gino e guido furgoncino." Non ne ho potuto perché, insomma, è salito ancora di più. Ti la fare a mano, ci si senta, sorella, eh? Va bene che il rispetto, ma sotto queste vestite c'è un uomo. Mi si è camagare, mi si è babbia. Ma che cosa mi vuole fare a capire? Che dunque ha caputo lei? Quando è così, ci sta un attimo. Andiamo dietro il furgoncino. Siamo stati dietro il furgoncino. Ah, se questo furgoncino potesse passare, che è successo? Bu, 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 come? Ma Appena insomma, abbiamo avuto una storia con la sorella. con la... Oh, e Ida mi ha provocato. Ma non si può Mi fare. ho riportato di nuovo in cabina. Io: "Mi chiamo Gino e guido furgoncino." Gino. Spondete mi fa: "Sogno Renato, l'uomo mascherato." La fango c'è. Grazie.